quarto il più importante in Italia, lo dico alla presenza del ministro Galletti che ovviamente saluto con grande affetto. Abbiamo un parco che non solo è il più grande in Italia, ma è l'unico parco al mondo ad avere 4 riconoscimenti UNESCO. È un parco che in termini di biodiversità, paesaggio e ambiente non è assolutamente secondo a nessuno, e i sindaci che sono qui presenti, gli amici che sono qui presenti lo possono testimoniare. Si è tenuta a Roma la presentazione ufficiale della guida di La Repubblica, interamente dedicata al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Presenti alla cerimonia il direttore Giuseppe Cerasa e i vertici del parco, presidente, vicepresidente e direttore. Tra la folta platea diversi sindaci dei comuni dell'area protetta. Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso, ha detto Cerasa. Abbiamo lavorato con entusiasmo e passione verso un territorio che amiamo particolarmente. È la guida più venduta in assoluto. Stiamo andando verso una ristampa dal momento che in pochi giorni sono state vendute il 70% delle copie. Abbiamo superato di gran lunga le stime che avevamo ipotizzato e stiamo lavorando ad un nuovo progetto per farlo uscire fuori dai confini italiani, tradotta in altre lingue. Stiamo già lavorando, ha detto il presidente del parco Tommaso Pellegrino, per portare la guida in Cina, ovviamente tradotta, e negli Stati Uniti, dove sono presenti numerose comunità del nostro territorio che già ne hanno fatto richiesta. Pellegrino, durante il suo intervento, ha sottolineato la bellezza del pianoro di Ciolandrea di San Giovanni a Piro, motivando in questo modo la decisione di renderlo protagonista della copertina della fortunata guida turistica. Oh, applausi!